Signori e signori, buonasera a tutti e benvenuti nella splendida cornice di San Giuseppe Cafasso per questo evento che si inserisce nel calendario delle iniziative culturali volute dal Comune di Palermo per il Natale 2017, per celebrare la città di Palermo, capitale dei giovani 2017, capitale della cultura 2018. Bentrovati. Quello di stasera... Quello di stasera è un evento dove la musica, la poesia, la prosa si uniscono per dare vita a uno spettacolo che deve celebrare ancora una volta il Natale, che deve celebrare la nostra Palermo, come ho detto poco fa, capitale dei giovani 2017, capitale della cultura 2018. Infatti abbiamo voluto inserire dei brani che saranno splendidamente recitati da Donatella Cerlito, attrice di teatro, che ci intratterrà e delizierà con questi brani che in qualche modo vogliono celebrare il Natale, che come dicevo all'inizio fa sempre parte della nostra vita, e celebrare la nostra splendida Palermo. Bene, apriremo questa nostra serata appunto con una lettura della signora Donatella Cerlito, che accogliamo con un applauso. Aprii una delle finestre della torretta. Il paesaggio stentava tutte le proprie bellezze. Sotto il lievito del forte sole, ogni cosa sembrava priva di peso. Il mare, in fondo, era una macchia puro di colore. Le montagne, che la notte erano apparse temibilmente piene di agguati, sembravano ammassi di vapore, sul punto di dissolversi, e la torva Palermo stessa si stendeva acquetata attorno ai conventi, come un gregge al piede dei pastori. Ho voluto aprire questa nostra serata con questo brano, ma adesso passiamo alla parte musicale. Signori e signori, ho il piacere di presentarvi il coro Santa Rosa. Il coro Santa Rosa che si costituisce nel 1994 a Bagheria per volere di un gruppo di persone appassionate di canto e nello specifico di canto sacro. Obiettivo è quello di promuovere attraverso la musica sacra una diffusione religiosa. Questa sera il coro sarà accompagnato dall'ensemble di musica, questi maestri che vedete seduti. Il nostro coro da sempre preparato e diretto dal maestro Mauro Visconti, che accogliamo con un applauso. Cominciamo questa nostra serata con un brano tratto dal Libro dei Salmi, il Salmo 96, composto dal maestro Valentino Miserax, presbitero spagnolo e direttore della Cappella Musicale della Basilica Santa Maria Maggiore in Roma. Signore, apriamo questa nostra serata con Cantate Domino. Thank you.
Natale celebra la vita, ma la vita non va celebrata solo a Natale, la vita va celebrata ogni giorno di ogni anno che passa. Bene, la vita, giusto perché ce l'abbiamo, non sempre la teniamo in considerazione, spesso viene sfruttata, spesso viene trattata male. Ma per fortuna esistono delle persone che si sono rese conto di quanto importante, di quanto bello fosse questo dono che Dio ha messo nelle mani della sua creatura più bella. Sto parlando di Madre Teresa di Calcutta, una donna, una santa. Questa donna ha dipinto come un pittore nella tela tutte le sfumature della vita e l'ha fatto con delle parole semplici, ma belle. Queste parole sono state musicate dal nostro maestro Mauro Visconti. Il testo è un inno alla vita. Marta Favarò e il coro Santa Joseph ce la faranno ascoltare. Inno alla vita.
E continuando il discorso di prima, Natale celebra la vita, ma la vita ci è data da una donna. Sto parlando di Maria, la più bella delle donne. Bene, nel corso degli anni, nel corso della storia, molti musicisti si sono prodigati a musicare l'antifona mariana più nota verso la Madre Celeste, anche se non è la più antica, infatti è un'altra la più antica, è sotto la tua protezione. Anche il nostro maestro Mauro Visconti ha voluto musicare questa bellissima antifona con una delicata composizione. La composizione per solo e coro si sviluppa in un'alternata invocazione tessuta su una dolce melodia che ben lascia intendere la totale fiducia di un figlio nei confronti della madre. Ave Maria. E con questo brano accogliamo Elisabetta Giammanni. Già da un paio di anni, ma specialmente in quest'ultimi, un uomo vestito di bianco ha allietato le nostre giornate, le sue parole riempiono il nostro cuore. Sto parlando di
Papa Francesco, che continuando quello che era il messaggio voluto da due precedenti Papa, sta portando questa nuova voglia di ritornare alla carità, di ritornare alla pace, di ritornare a tutti siamo tutti uguali. Un palermitano, il professor Luigi Di Maio, ha scritto due brevi frasi, ma molto belle, che ha voluto dedicare a questo santo padre, a questo santo uomo. Anche questo è un brano che il nostro maestro Mauro Visconti ha voluto musicare, Una colomba. Thank you.
Bene, il brano che adesso segue è tratto dall'opera che decretò il successo dell'italianissimo Giuseppe Verdi. Siamo alla sua terza opera e giunge a seguito di un momento non proprio tranquillo della vita del musicista, reduce di un fiasco della sua attività di compositore e della perdita della moglie e di due figli. Nabucco è il titolo dell'opera, siamo al 1841, anno in cui l'opera viene allestita per poi essere messa in scena nel marzo 1842. Terzo atto, gli ebrei sconfitti e fatti prigionieri sulle sponde del fiume Eufrate ricordano con dolore e nostalgia la loro cara patria perduta con queste parole: va pensiero sull'ali dorate.
importanti sono i lungometraggi che ci hanno raccontato la storia di un uomo, un santo, che con la sua umiltà ha saputo dare un nuovo volto alla storia. Il ricco diventa povero per scelta, l'attezzoso diventa amabile per amore. Quanto di ripugnante ci può essere nelle strade, diventa motivo di felicità, di gioia vera, di carità perfetta. Francesco è il nome di questo uomo. Nel 1972 il regista Franco Zeffirelli presenta un film sulla storia del santo di Assisi, che è rimasto nel cuore degli spettatori. Fratello Sole e Sorella Luna è il titolo dell'opera e il tema musicale del film, un brano di Rizzo Ortolani che all'epoca fu cantato da Claudio Baglioni, è rimasto nel cuore di tutte le persone, tanto che già dalle prime note ci ricordiamo che stiamo parlando di Francesco di Assisi. Bene, questa sera sarà il coro Santa Iosef con Marta Favarò e Elisabetta Giammanco a riaprire per noi questo dolce ricordo, dolce sentire. Thank you.
Laudato sii, Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer, lo frate Sole, lo quale io orlo, ed allumini noi per lui. Ed ello è bello e radiante, con gran splendore. De te, Altissimo, porta significazione. Laudato sii, Signore, persona luna e le stelle. In cielo l'hai formate, clarite e preziose e belle. Laudato sii, Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infermitate e tribolazioni. Beati, beati quelli che sosterranno in pace, cada te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato sii, Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai, guai, guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non le farà male. Laudate, laudate, benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umiltà. Panis Angelicus è il primo verso della penultima strofa dell'inno latino Sacris Solemnis, composto da San Tommaso d'Aquino. L'inno fa parte di una liturgia completa da lui scritta per la solennità del Corpus Domini, sia per la messa che per l'ufficio. Stasera ascolterete la composizione dell'inno più nota, quella di César Franck, brano che fa parte della Messa Trois Voix. Signore, dalla splendida voce di Elisabetta Giammanco soprano, Panis Angelicus. Thank you.
Dicevo all'inizio che questo evento si inserisce nel programma delle manifestazioni culturali della Palermo Capitale dei Giovani 2017, Capitale della Cultura 2018. Questa nostra Palermo che oltre alla cultura, che è sicuramente una perla preziosa, è bella, è ornata naturalmente da tutto ciò che Dio ha voluto regalarci. Questa Palermo splendida, questa Palermo che profuma d'Oriente, che profuma d'Occidente, questo incrocio di culture in un'unica realtà. Bene, anche altre persone hanno voluto rendere omaggio con delle piccole frasi alla nostra splendida Palermo. Sto parlando di Ibn Jubayr e Donatella Cerlito per noi leggerà queste sue parole. Ornata e bella, splendida e graziosa, stava essa posta con sembiante seduttore, insinuandosi tra piazze e pianure che erano tutte un giardino. Abbagliava la vista con la rara beltà del suo aspetto, e i palazzi del re la circondavano come monili. Il collo di fanciulle dal turgido seno. Quante delizie, quante sale e quanti edifici, quante logge e quanti belvedere, quanti conventi di ricca architettura, quante chiese, sì, quante chiese, chiese dalle croci, croci gettate in oro ed argento. Palermo, capitale dunque della cultura 2018. Palermo, città ricca di storia, ricca di umanità, ricca di folklore, ricca di arte. Infatti è stata nominata capitale della cultura per quest'anno. Vari eventi durante il corso dell'anno racconteranno la cultura che da sempre ha ricamato Palermo, affermandone la sua preziosità. E noi in questo momento culturale, qual è il nostro concerto? Vogliamo rendere omaggio a modo nostro, alla nostra splendida Palermo, e lo faremo con le parole dell'inno composto per l'occasione dal maestro Giuseppe La Rosa. Palermo 2018, signori Marta Favarotti.
E l'applauso facciamolo direttamente al compositore di questo brano, il maestro Giuseppe La Rosa, che vedo maestro. Si avvicini. Prego, prego. Signori, il maestro Giuseppe La Rosa, autore del testo della composizione musicale. Grazie. Bene, continuiamo ancora con un momento culturale. Se parliamo di cultura, parliamo anche di poesia. E questa sera vogliamo riempire questa serata con un brano, una poesia, in dialetto, il nostro dialetto. E vogliamo inneggiare al Natale, alla Sacra Famiglia. Donatella Cerrito. Tutti lanci le beati che per la via l'accompagnaro, con splendure inusitate tutta la grutta circondaro. San Giuseppe le veria e virenno le gioia, ma pensate che allegrezza di le sante e l'amate sposi. Mentre lanci l'assistiano, rispettose le guardavano, le tempeste che facciano troppo assai li tormentavano. 10.000 serafine onorarono l'equipaggio di ste sante pellegrine, un tasto povero, povero, ma grande viaggio. Rallegranno per la via a San Giuseppe e alla Madre Maria. Bene, adesso una composizione che è un vero capolavoro per le composizioni del tempo di Natale. È un'opera del maestro Domenico Bartolucci, ultimo direttore perpetuo della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Christus Est. Thank you.
E continuiamo con un'altra composizione dedicata alla Vergine Maria, di Siugù, Vierge Maria. A cantarla per noi il battitore Cosimo Diano. Il compositore italiano Pietro Mascagni visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. La sua prima opera fu Cavalleria Rusticana, che ne decretò immediatamente il successo. Mascagni fu anche autore di musica vocale e strumentale, nonché canzoni, romanze, composizioni per pianoforte. Compose anche musica sacra, Messa di Gloria ad esempio. Adesso, tratto da Messa di Gloria, Cosimo Diano ci farà ascoltare Benedictus.
Bene, siamo giunti quasi al termine di questo nostro momento musicale, di questa nostra serata, ed è il momento di accogliere tutti gli artisti che insieme con coro e ensemble di musica canteranno Christmas Suite. Signori Elisabetta Giammanco, Marta Pavarotti, Cosimo Diano, coro Santa Joseph, ensemble di musica Christmas Suite. Thank you.
Non saprei descrivere con parole la luminosità vaporosa che fluttuava intorno alle coste quando arrivammo a Palermo in un pomeriggio stupendo. La purezza dei contorni, la sommità dell'insieme, il degradare dei toni, l'armonia del cielo, del mare, della terra. Chi li ha visti una volta non li dimentica per tutti. Queste sono le parole di Kate, che ha visto Palermo. Ma noi siamo Palermo, voi siete Palermo. Mauro Visconti, Elisabetta Antonini, Marta Pavarotti, Ensanio Romagnolo, Toro Sintoriato, e la sua bella Pedro. Bene, mi pare che adesso sia giunto il momento dei ringraziamenti. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale, l'assessorato alla cultura di Palermo che ci ha dato questa possibilità. Ma permettetemi un grazie particolare a tutti voi che insieme con noi questa sera avete celebrato la nostra splendida città e abbiamo ancora una volta celebrato la vita attraverso questi piccoli segni che ci ricordavano il Natale. Ma un grazie particolare voglio farlo al parroco di questa comunità,
padre Massimiliano Torturici, che invito qua con me. E a cui passo la parola. Grazie a tutti voi per l'emozione che ci avete fatto provare questa sera, perché è un'emozione piena di preghiera, veramente con il canto l'anima si veramente eleva e va veramente in alto al cielo. Allora, grazie al maestro, a tutti i solisti, all'orchestra e al coro. Grazie, siamo onorati di avervi questa sera qui nella nostra comunità. Grazie. La nostra è una chiesa semplice, però è molto ricca e vi invitiamo a partecipare da marzo in poi, dopo Pasqua, a visitare anche il nostro campanile che fa parte della Via dei Tesori. Inoltre abbiamo delle bellezze, abbiamo la Grotta dei Beati Paoli, abbiamo anche il Museo dei Benedettini, quindi vi invitiamo a riscoprire le bellezze che ci sono nelle nostre città. Prima di andare fuori, preferibilmente è giusto scoprire quello che abbiamo qui nella nostra città, Palermo. Ne approfitto, siccome la nostra chiesa è una chiesa abbastanza povera, vedete che ha bisogno di molti restauri, quindi uscendo dalla nostra comunità questa sera troverete i nostri collaboratori. Noi stiamo facendo una lotteria di Pasqua, perché grazie al ricavato di questa lotteria dobbiamo fare dei restauri, dobbiamo fare delle cose necessarie, come i servizi igienici che mancano, come altre cose necessarie per la nostra comunità. Allora, il primo premio è un premio molto ambito, perché è una crociera, e il secondo un soggiorno vacanza. Se potete, ecco, sarebbe veramente molto gradito il vostro contributo, e vi ringrazio anticipatamente. Grazie per essere stati anche voi tutti qua questa sera. Grazie. Grazie a padre Massimiliano, che ci ha dato noi questa sera la possibilità di renderci partecipi di questa sua iniziativa, la nostra presenza. Spero che il nostro contributo possa in qualche modo lasciare un segno per questo bellissimo tempio e soprattutto questa meravigliosa opera d'arte. Bene, non mi resta che augurarvi ancora una volta buon anno, salutare, ringraziarvi ancora una volta. Lo voglio fare insieme a tutti gli artisti che questa sera hanno reso più bella questa splendida serata. L'ensemble de musica. Un prestito grandissimo, Isabella Gianmarco, Marta Caravolta per la Cervito, Cosimo Gianco Marito, naturalmente il nostro professore Mario Rispondi. E vogliamo lanciarvi per una volta con un brano di chiusura splendido, un bis per voi. Abbiamo lasciato Natale, ci prestiamo già la Pasqua. Resurrex, una canzone, un brano di Marco Becca, tratto da un'antica versione del Salmo 138. Ancora buonasera e auguri.